Ok, adesso continuiamo con il mordente a rifinire questa parte qui e poi scendiamo giù anche a rifinire qualcosina qui. Ok, qui c'ho il mio bravo mordente, vediamo se sta ferma sta tavolozza. Diluiamolo un po' e continuiamo in questo lavoro. Ok, cominciamo a mettere un po' di neri qui. Io dico neri per dire la parte scura, proprio scura. Anche se non è uguale, non dobbiamo farlo uguale. Ripeto sempre, copiare fino a un certo punto, un minimo di interpretazione. Una volta capito come funziona il meccanismo della tecnica, bisogna trovare anche la propria pennellata, il proprio modo di rendere e di realizzare, cioè interpretare un po', copiare per imparare, ma poi dare anche un proprio contributo, diciamo così, personalizzare il disegno. Ok, adesso faccio queste parti proprio molto grosse, diciamo, larghe. Giochiamo un po' con l'acqua, se no viene in modo da dare la possibilità che non venga tutto uniforme questa parte scura, cioè alcune parti più chiare, alcune parti più scure. Ecco, adesso io proverò a fare tutta sta parte scura. Ok, così più o meno. Qui ci sono delle zone ancora molto molto più scure, le accentiamo. Anche alcune foglioline, accentiamo alcune foglioline scure. Eccolo qua. Prendiamo anche l'altro pennellino, questo qui sono sempre più grande, così riusciamo a fare questa parte abbastanza larga. Mettiamo un po' d'acqua. Qui possiamo lavorare, come vedete sto lavorando anche senza bagnare il fondo, perché è una tinta abbastanza quasi piatta, diciamo così. Quindi possiamo lavorare senza bagnare il fondo. Se non scivola mettiamo ancora acqua. Ecco, ci facciamo questi rami. Naturalmente più lo mettiamo di punta a sti pennelli cinesi e più otteniamo il segno sottile. Questa è una cosa che vi ho già fatto vedere nei video precedenti. Ok, questi sono scuri, facciamoli scuri. Adesso ci sono anche, facciamo qualche pennellata, mi servirò di questo pennello, di questo piccolino qua, per fare altre pennellate colorate, così variamo il fogliame. Ci sono ce ne sono alcune che sono anche azzurre. Qui mettiamo anche se non c'è, mettiamo qualche altra fogliolina chiara. Con terra di Siena, ce n'è terra di Siena bruciata. Anche qui possiamo fare lo stesso scherzo. Ok.
magari qualche fogliolina qui possiamo mettere bruciata che vola, visto che c'è l'effetto, vediamo l'effetto pioggia. Eccolo qui, qualche altra pennellata di foglie verdi possiamo dare. Ci sono delle foglie verdi molto chiare che vanno anche verso l'azzurro, quindi mettiamo un po' di verde e un po' di cyan qui nella tavolozza e ci giochiamo su un po' col verde, un po' col cyan e facciamo un po' di pennellate. È venuto un po' chiaro. Un po' di pennellate, diciamo, verde, azzurrognole, ecco. Ecco così, qui ce n'è qualcuna, magari viola. Qualcuna è addirittura azzurra, che dà sull'azzurro. Cioè, mio fratello si è divertito, l'ha preso da una foto, quindi è una cosa molto, diciamo, interpretata. Non è facile dipingere al computer, però se uno riesce a trovare il sistema, oltretutto ci sono dei vantaggi e degli svantaggi. Vantaggi significa che se qui sbaglio, devo cancellare e metterlo sotto l'acqua. Invece col computer, se uno sbaglia, gli dà un colpo di gomma e poi lo riprendi facilmente. Ecco, in questo modo noi stiamo variando le foglie, se no verrebbero tutte uniche. Alcune illuminate al sole, alcune in ombra, e quindi variamo un po'. Eccolo qua, qui non devo mettere assolutamente la mano. Adesso a me mi sta creando un po' di problemi perché sto lavorando sul foglio non stirato, quindi il colore se ne va un po', diciamo, per i fatti suoi. Voi dovete prendere l'accortezza invece di non seguirmi da questo punto di vista. Dovete stirare appunto il foglio per non incorrere in questi problemi qua. Ok, adesso scurisco qui che il colore se esce, se mettiamo un po' di scotch qui, che il colore è sceso, si è alzato il foglio, il colore scende verso da questa parte. Quindi blocchiamo qui un po'. E anche qui, così non lo lasciamo scendere, anche se eccolo qua, fatto. E quindi rifiniamo sta parte qui. Ok, andiamo sull'altra. Con un po' di terra di Siena, un po' di mordente. Facciamo questa parte qui, questo pezzettino di terra qui. Lo facciamo chiaro, poi lo scuriamo. Scuriamo un po'. Qui c'è dell'arancio proprio deciso, arancio decisamente caldo. Eccolo qua, qui c'è proprio dell'arancio, questo andava messo prima e adesso io lo piazzo così, cerco di non andare sarebbe la parte illuminata, e anche questa parte qui è molto più delicata. Illuminiamo questa parte qui. Di arancio ce lo facciamo qui. Ecco, illuminiamo questa parte qui molto delicata, più delicata, diciamo. Eccolo qua. E mettiamo.
un po' di blu e un po' di bianco, e facciamo questa parte chiara e un po' di rosso magenta, facciamo un violetto molto chiaro con del bianco. Ecco, e facciamo la parte, questa sarebbe la parte in ombra di questa collinetta qua che si intravede. Ok, così. Va benissimo così. Ok. Adesso andiamo giù e finiamo, ultimiamo questa collinetta qui. Qui c'è una parte proprio più scura, bella scura. Qui, infatti si vede benissimo, si vede l'acqua proprio bianca. Ok, qui addirittura i rami vengono coperti da questo buio qui. Qui sale e scende. Ok. Oscuriamo questa parte, definiamo qui il nostro orizzonte. Qui gli diamo una velatura quassù perché è più scura, magari mettiamo un po' di anche di, raffreddiamo questa velatura con un po' di celeste, con un po' di celeste qui, raffreddiamo il tutto, anche questa parte qui. Questa qui è scura, ok, abbiamo ottenuto più o meno lo stesso effetto che c'è lì. Adesso mettiamo un po' di arancione con un po' di terra di Siena. Ok, mettiamo qui la parte illuminata di questo pezzettino di terra e poi la scuriamo. Dove è scuro, passiamo scuro, anche questa. Prendiamo il nostro bravo mordente e scuriamo questa parte qui. Ecco, mescolandolo con un po' di terra di Siena, scuriamo questa parte qui. Questa parte qui, qui c'è un altro pezzettino di terra. Aggiungiamo un altro po' di arancione. Ecco, rifiniamo questa parte qui, sarebbe un po' una parte illuminata e una parte che va verso il buio, più scura. Accentuiamo un po', questa invece è decisamente al buio, diciamo, quindi va a sfumare, però rimane in ombra. Questa rimane più scura. Ok. E abbiamo quasi ultimato questa parte qui. Qui ci siamo. Adesso andiamo giù e facciamo questa piccola isoletta qui che è grigia e viola, un violetto così, è un bistro scuro, questa parte qui, questo pezzettino di terra, e sembra quasi in ombra, per questo è molto scura, sembra adombrata. La parte in alta facciamola leggermente più scura, questa, che va a sfumare verso il basso, verso la parte bassa. Adesso prendiamo i nostri pennellini piccoli, i nostri pennelli, questi qui piatti, e gli diamo dei colpetti così. Mettiamo un po' d'acqua. Ecco. Così creiamo un effetto di riflesso.
che abbiamo visto che ci sono anche lì, anche qui ci sono dei piccoli riflessi, naturalmente lì saranno fatti con un pennellino più piccolo e ok, va bene anche così. Qui ci sono addirittura fatto dei riflessi arancione, cioè dei riflessi in cui si vede un po' di luce, diamogliela un po', sempre più scura perché nell'acqua i riflessi sono più scuri. Scuriamo la parte bassa qui di questo pezzettino di terra. Ok. Poi magari andiamo col bianco quando finisce, quando finiamo il lavoro. Scuriamo questa parte qui che è più scura. Ok, definiamolo un po' meglio e mettiamo una velatura di azzurro giusto per raffreddare più che scurire, raffreddare questa parte che è più fredda. Qui è un po' più scura, la scuriamo e quindi creiamo sto contrasto qui tra l'una e l'altra. Ok. Adesso qui si è venuto a creare un po', dunque, vediamo un po', la facciamo dopo, qui c'è la macchiolina. Qui andiamo con un po' di azzurro cobalto, diamo un po' di cobalto qui, con un po' di rosso magenta. Andiamo con il nostro pennellino più piccolo. Ok, vediamo diciamo quest'ombra qui che c'è qua sotto. Eccola qua, un'ombra così calda. In alcuni punti è calda, in altri punti è fredda. E qui c'è proprio dell'azzurro, si vede qui ci sono ancora questi, li facciamo così, ecco, e qui gli diamo delle pennellate di questo mordente qua, comunque direttamente col pennello, così messo di traverso. Andiamo con un po' d'acqua così in basso si schiariscono di più. Anche qui ce n'è qualcuna, è molto chiara, dà un effetto di riflesso. Ok, andiamo con un po' di terra del nostro mordente qui. Ok, facciamo sti pezzetti di terra che si intravedono qui. Si intravedono molto più scuri, facciamoli più scuri in alcuni punti. Ok, e qui tiriamo giù in basso, ce li portiamo un po' così con il pennello per scurire questo riflesso qui. Un po' d'acqua e li sfumiamo, sfumiamo la parte finale. Ecco, così. Qui andiamo proprio sull'asciutto, c'è del viola qui molto deciso, diciamo, proprio deve dare l'effetto, è deciso qui, non c'entra più, stiamo andando direttamente sul fondo e diamo dei colpi molto decisi. Deve dare l'idea del fogliame che si riflette un po' qui. Ok. Adesso facciamo un altro giochino qua.
bagniamo con il pennello pulito questa parte qui e accentuiamo questo riflesso qui. Bagniamo anche questo piccolino, questo cerchietto, i cerchietti che lascia la nostra anatra e li rifiniamo un attimo. Ok, bagniamo anche qui. Ok. Adesso mettiamo, qui abbiamo un po' di, abbiamo visto che qui c'è un po' di arancione al centro, un po' di arancione al centro, qui la tavolozza è quasi finita, vediamo se ce n'è un'altra qui, pulita, è tutta sporca, bisogna pulirla, proviamo a pulirla così, ecco, puliamola con questo. Pulisco un attimo la tavolozza che non ho più spazio dove mettere il colore, se no dovrei andare di là, facciamolo così. Abbiamo il fazzoletto pulito, puliamo questa tavolozza così almeno c'è una parte chiara, pulita come era prima, e posso lavorare tranquillamente. Ok, se no le tinte chiare ci vengono sporche. Dobbiamo avere sempre la tavolozza pulita. Ok, puliamo il pennello. Questo per ora non serve, questo neanche. Puliamo anche questo pennello perché adesso dobbiamo usare delle tinte molto chiare, quindi abbiamo bisogno dei pennelli sempre puliti, a posto. Ok, va bene così. Quindi diamo un po' di arancione, un po' di arancione. Adesso io mi bilancio con un po' di, c'è un bel arancione qui caldo. C'è un po' di arancione qui. Mettiamo un po' di arancione qui, questo non è, possiamo farlo anche così, lo sfumiamo e poi c'è un po' di rosso magenta da qualche parte qui. Un po' di rosso magenta, eccolo qua, qui. Adesso piano piano che si scurisce, sfumiamo questa parte qui, diamo magari dei colpetti. Mettiamone se vogliamo, mettiamone un po' anche qua. Ecco. Forse è un po' eccessiva qui. Togliamone un po'. Si asciuga. Ok, adesso finiamo questa parte qui. Questa parte la bagniamo lievemente e la facciamo sentire di la rifiniamo un attimino con una tinta di blu, di blu e un po' di viola e un po' di blu. Ok. Accentuiamo solo alcuni punti qui. Così si sente di più questo movimento qui. Ok. Va bene. Ok, io direi che va bene così. Possiamo anche accentuare questa parte qui se è venuta un po' chiara, questa parte. Quindi mettiamo un po' d'acqua. Mettiamo un po' d'acqua e accentuiamo questo passaggio qua sotto, questi azzurri qua, li facciamo sentire ancora di più. Prendiamo un po' di cian. Eccolo qua. Un po' di cian lo diamo qua sotto, qui e qui. Anche qui un po'. Ce n'è qui. Accentuiamo queste parti qui magari.
così è più colorato, si nota di più. Accentuiamo ancora di più, un pochettino di più, sta parte qui. Gli diamo un po' di scuro. Appena appena. Ok. Adesso con questo pennello di setola, adesso prendo un pezzettino di carta qui pulita, con un pennello di setola, siccome qui ci sono delle macchie, questo può capitare, quindi vi serve tutto sapere. Ecco, io lo sto cancellando perché evidentemente è andata qualche goccia di colore, ma intanto che io prendo l'acqua, quindi basta fare con il pennello questo qui di setola, servono per questo, sono i pennelli duri, quelli di maiale in poche parole. Andiamo col fazzolettino, quello da cucina, e ritorna bianco come era prima il tutto. Ok, c'erano delle piccole macchie. Anche qui possiamo alleggerire questa parte qui. Ok, sta venendo carino. Adesso dobbiamo finire, praticamente dobbiamo finire le anatre. Le piccole anatre, che sono questa grande e quelle piccoline. Poi facciamo qualche piccolo intervento, ma più o meno l'effetto è questo qui. Ok. Adesso uso sto pennello qua, giusto per farvelo conoscere. Questo qui è un pennello cinese, guardate com'è sottile. Questo si chiama scroller, ve ne ho parlato nei video precedenti. Per fare alcune è un pennello tiralinea, quindi questo servirà per dire per fare le corde delle barche, per fare i fili, se uno disegna una città oppure dei pali della corrente di una volta, o anche per tracciare qualche rametto. È molto sottile, e poi vi spiegherò a parte come farselo a casa questo pennello, non c'è bisogno di comprarlo, basta prendere un pennello vecchio e tagliarlo con la lametta e togliergli un po' di peli a destra e a sinistra, otteniamo un pennello che ci dà tipo chiodino, che ci dà appunto delle linee molto sottili. Se vedete sono talmente sottili che forse non riuscite a vederla a distanza. Al computer forse si riusciranno a vedere. Quindi ci permette ancora di lavorarlo ancora di più. Riuscire a ottenere questi movimenti che con l'altro pennello non riusciamo a ottenere. Molto sottile. Qui rifiniamo questa parte qui, a secondo come lo usiamo, se lo usiamo di fianco otteniamo un tratto più grosso naturalmente, e se lo usiamo di punto otteniamo proprio, ti sembra un tiralinee proprio, come c'era una volta. Questo lo usavano i marinai quando dipingevano, nasce da lì, i marinai inglesi che facevano i dipinti. E quindi si divertivano a usare questi pennelli qua, tiralinee. Ok, così mi sembra abbastanza acquistato vivacità, diciamo. Scuriamo pure questa parte qui.
scuriamo ancora questi punti qua che mi sembrano più scuri, poi si asciugano. Quando si asciugano diventano anche questa parte qui è più scura, ma facciamola anche sentire di più. Ok. E naturalmente anche questi riflessi qui si possono fare leggermente più scuri all'inizio, quando partono, ecco, così sembra più di riflesso. Uno, qui c'è vedo che qui c'è dell'arancione, c'è una zona molto calda, e qui per esempio aggiungiamo un po' di arancio, anche qui possiamo aggiungere l'arancio e possiamo buttare un po' di zone, vediamo se riesce con questo pennello qua. Possiamo fare sto scherzo qua, vediamo se riusciamo. Prendiamo dell'arancione e per accentuare lì il tramonto, le foglie al tramonto, diamo questi puntini qua rossi in alcuni punti. Mettiamo ancora un po' d'acqua in più, vediamo se scivola. Certo, con i pennelli di Zibellino riesce meglio, vediamo un po'. Eccolo qua. Non so se riuscite a vederli bene, forse al computer si riescono a vedere bene. Per accentuare l'effetto, come si dice, l'effetto tramonto. Possono essere dei semini. Noi diamo, sono dei colpi di luce praticamente, interpretiamoli così. E qui qualche fogliolina bella rossa illuminata, io la farei bella rossa, ecco, molto illuminata, qualche puntino, solo qualche punto accentuiamo. Qui anche posso mettere del rosso, anche qui accendiamo un po' tutto, speriamo che non prenda fuoco. Ok, anche se qualche puntino viene qui nell'acqua, fa niente perché ricorda, come se questi puntini si riflettessero nell'acqua, anzi io addirittura gliene metto qualcuno così, magari non molto pesante. Ecco così. E qui poi possiamo farlo con questo scherzo, con questo spazzolino, vi ricordate? Questo è lo spazzolino per gli effetti speciali. Adesso noi prendiamo un po' di verde, qui c'è anche un po' di verde, mettiamogli un po' di verde che sta bene, vedo che c'è lì un po' di verde, un po' di verde qui, in alcuni punti. Adesso non stiamo lavorando più bagnato su bagnato, quindi come si dice, lo sfumiamo noi con l'acqua. Poi ci sono dei puntini, se voi vedete, di azzurro, di azzurrino molto chiaro, quindi gli mettiamo il cyan con un po' di turchese. Vediamo un po', proviamolo prima sulla carta qui, se è pulito, no. Eccoli, sono qua, quindi quando mettiamo questi puntini dobbiamo mettere la mano o un fogliolino di carta per parare qui. Io adesso ve lo faccio vedere qui. Ecco, li sto mettendo qua. Sono più piccoli, quindi dobbiamo mettere più colore e stare attenti che non dare dei colpi forti. Vedete che otteniamo una sfumatura, anche qui sono. Se vedete, ci sono anche lì. Qui possiamo giocare anche di blu e un po' di rosso, un po' di blu cobalto e otteniamo sto cobalto e lo mettiamo in alcuni punti. Anche delle nuvole, così accentuiamo queste nuvolette piccoline, creiamo questo effetto qua scuro che c'è qui.
Ecco, adesso stiamo facendo un altro effetto, cioè mettiamo un po' d'acqua, solo un po' d'acqua. Se voi vedete, con l'acqua il mordente si scioglie, non so se state vedendo, il mordente si scioglie, ma non esageriamo, eh? Il mordente si scioglie che ha queste velature qua, non in tutti i posti, in alcuni punti. Vedete? Quindi si scioglie e ammorbidiamo alcuni punti. Dove vediamo che sono in eccesso, lì gli mettiamo il fazzolettino e li togliamo. Ok. E quindi abbiamo creato questo effetto. Quest'altro, un po' di celeste lo possiamo mettere qui, un po' di puntini ancora. E praticamente creiamo una specie di chiaroscuro che non c'era prima. Qui andiamo leggero, molto leggero. Vedete cosa succede? Cioè, sto creando un chiaroscuro con questo effetto qua. Bisogna imparare a saperlo dosare bene. Ok, così c'è questa atmosfera, un po' lo possiamo mettere anche qua, un po' di blu cobalto, che qui è venuto un po' chiaro. Ecco, possiamo lavorare così, fare sto cielo così. Ok, penso che vada bene così, qui scuriamolo ancora, lo rendiamo più interessante. Se c'è qualche puntino che va a rompere un po', che non dovrebbe andare dove va, prendiamo il pennello, un pennello pulito, con un po' d'acqua pulita, e togliamo via un po' questo azzurro che è rimasto qui, che viene diciamo, a infastidire la nostra nuvola. Con la pezza pulita, cioè il tovagliolo pulito, lo asciughiamo, in modo che il colore rimane, lo spruzzo rimane lì dove deve rimanere. Ok, fin qua ci siamo. Adesso finiamo le nostre anatre, che penso che siano anatre. Togliamo via un po' di roba e finiamo l'anatra. L'anatra è giocata su queste tinte qua, quindi è arancione, rosso, arancione, terra di Siena e ocra. Mettiamocele qui sulla tavolozza tutti e tre. Poi c'è anche il terra d'ombra bruciata, tutti marrone praticamente ci sono. Quindi facciamo sta anatra, facciamo bella colorata inizialmente, diamo la parte in luce ovunque, anche se non, anche dove c'è l'ombra. Ok. Questa è più piccolina, quel disegno, tenete presente che questo disegno non ha questa grandezza, l'ho fatto un po' più grande, quindi è simile alle misure che vi ho dato io, è grande quanto la tavolozza, la tavoletta diciamo di pioppo, di legno, di compensato di pioppo che vi ho fatto comprare, ha quelle misure lì, quindi questa è una fotocopia ridotta, quindi più lo fate grande e più vi viene facile a lavorare su questo disegno. Ok, andiamo un altro po', rifiniamo questo, sta parte qui che è andata un po' a sfocarsi troppo, secondo me. Ecco, possiamo fare questo lavoro di rifinitura ancora. Questa parte qui. Ecco, e andiamo sulla nostra anatra. Andiamo sull'anatra e rifiniamo l'anatra con un po' di marrone scuro. Un po' di marrone scuro. Gli diamo un po' di volume qua sotto, qui facciamo queste parti scure,
le ali scure, anche qui rifiniamo. Prendiamo un po' di ocra, un po' di terra, di questa terra di Siena, terra naturale, no, terra d'ombra naturale, un po' di terra di Siena e creiamo le zone più scure ancora. Sfumiamo con un po' d'acqua e diamo un po' di una velatura per scurire questa tinta qui che è molto chiara, in effetti lì è più scura. Gli diamo una velatura di scuro. Ok. Intanto dipingiamo, gli diamo un colore di base anche a queste piccoline, ok, che sono belle illuminate, quindi possiamo farle di una tinta molto illuminata perché molto molto calda, perché sono in alto, sono belle illuminate dal sole, diciamo, quindi possiamo esagerare qui. È la luce che crea i colori, quindi qui sono più illuminate, qui magari è in una zona più al buio, e quindi col pennellino piccolo ci facciamo queste anatre piccoline. Ok, quindi il disegno sarebbe, il lavoro sarebbe, diciamo, ultimato così. Se noi vogliamo rifiniamo ancora di più questa parte qui, questa anatra qui, c'è cioè delle parti, le parti più scure. Scuriamo alcuni punti dove è più scuro, qui è più scuro, lo sfumiamo con un po' d'acqua, questa è una zona più scura e qui mettiamo del verde, qui c'è del verde smeraldo, cioè il verde smeraldo nel collo dell'anatra, nel collo dell'anatra e poi anche qua c'è un po' di verde smeraldo. Bello caldo, bello caldo. Poi prendiamo una tinta scura che può essere anche, giochiamo con il nostro mordente e facciamo le parti più scure. Diluiamoli un po' perché mi sembra troppo scuro. Quindi con il pennellino piccolo gli curiamo la testolina qua all'anatra nostra. Facciamo l'occhietto. E la parte giù in basso che è più chiara, quindi mettiamo un po' di azzurro e lo facciamo più meno scura la parte che chiude la testolina qua. Anche il becco di sotto. Qui accentiamo questi punti qua che proprio più scuri. Così la mettiamo più in evidenza, ecco. Qui ci sono, c'è del buio, questi punti li facciamo più scuri. Così mettiamo più in primo piano rispetto a quelle lì. Ecco, poi con un po' di azzurro molto chiaro. Molto annacquato, un po' di cobalto. Facciamo queste goccioline qua. È troppo chiare. Diamogli ancora un po' più scure. E facciamo queste goccioline qua che lei lascia, prende dall'acqua e quindi. Qui ci sono delle goccioline pure che saltano, danno l'effetto.
facciamo così, possiamo fare sto scherzo qua. Se noi mettiamo un po' di colore qua, deciso, diamo l'effetto del il colore dell'anatra che si specchia nell'acqua. Ok. Accentuiamo questi punti qua e rifiniamo queste anatre pure, gli facciamo le testoline scure, così le mettiamo più in evidenza. E la parte finale, diciamo, delle ali le scuriamo con il pennellino piccolo. Ecco perché dico, quel disegno lì io l'ho fatto piccolino, vi conviene farlo più grande così questi piccoli particolari faticatevi meno. Ok. Possiamo fare sto scherzo qua, mettiamo anche un po' di blu qui con un po' di bianco. Vediamo cosa succede. E glielo spruzziamo qui e creiamo questo effetto di luce.